Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Vedo l'inquadratura un po' stretta su di lei, dottoressa Mulazzani. Grazie che per la vogliono, dottoressa. La vogliono inquadrare proprio in primo dottoressa piano. Dottoressa, buongiorno, ed giovedì amore. 21 buongiorno. Maggio, 9-2 minuti. Siamo sempre noi, non stiamo neanche a dirvi bravi, nomi, come siamo tanto. Stati bravi questa mattina. 9-2 minuti, pronti, scattare, partenza via. Buongiorno Andrea, buongiorno. Come buongiorno. Stai? Tutto bene, lei? Tutto a posto, bene, grazie. E allora diciamo questa mattina siamo un po' più brevi del solito, alle 10 lasceremo spazio a Dentro al Consumo con il nostro Andrea Polazzi che questa mattina si occupa di e-commerce, esatto. Giusto? Potresti chiedere al tuo ospite, visto che ho un pacco fatta che... l'intervista. Ah, ecco, no, perché è un pacco che come arriva dal Giappone, sapessi. Che ancora non mi ha detto che sarebbe arrivato tra il 4 e il 21 di maggio, oggi è il 21 e ancora non è arrivato. Niente da fare ancora. Comunque insomma parlerai di questo. Con sì. Chi ne parli? Con l'avvocato, con una consulente di Federconsumatori, un'avvocatessa. Molto bene, allora noi andiamo subito a dare. Perché mi guardi con quello sguardo? Vorrei dirti che questa mattina tra te e Matteo Monaretto scelgo Matteo Monaretto per beh, il look. Certo, ma ieri Matteo molto... Monaretto è andato dalla parrucchiera. No. E ma poi io lo scelgo sempre. Ci siamo Monaretto. Anche un po' chiesti se chi è a casa, ma anche i nostri uomini che sono qui, così, se preferiscono però. La parrucchiera o il barbiere. Cioè non se uno è uno parrucchiera... Barbiere, cioè un uomo preferisce andare da un barbiere o da una parrucchiera? Tu barbiere. Allora noi rilanciamo così questo sondaggio tra i nostri uomini. Questa è la domanda di oggi. No, oggi non ci sono interessantissima. Domande. Ce n'è una, ma ne parliamo tra poco. Allora diamo i nostri contatti perché sennò come fate a rispondere sul barbiere o la parrucchiera? Ma sei tu che parti per la tangente subito all'inizio. Perché c'è poco tempo stamattina. 337-511-336. Questo è il numero che potete utilizzare per i vostri SMS e WhatsApp. Vi aspetta questo numero, aspetta le vostre riflessioni, indicazioni, domande e quant'altro. Così come sempre operativo il nostro numero di telefono, lo 0541 785 785. Anche qui in realtà questo numero potete utilizzarlo e utilizzatelo se vi va direttamente per entrare in onda con noi. Perché diciamo che di novità questa mattina un po' da raccontare ce ne abbiamo. Sì. E quindi piano piano entriamo. Allora iniziamo guarda subito con una novità che è arrivata nel pomeriggio di ieri che riguarda i centri estivi sì. Che a Rimini riaprono il 22 giugno con il doppio delle strutture. Il comune di Riccione invece prima di riorganizzare il servizio ha deciso di sottoporre un questionario alle famiglie per capire anche le necessità e quindi agire di conseguenza. Ho visto tra l'altro che il questionario, almeno per l'indicazione che è stata data dal comune di Riccione, è un questionario che riguarda i più piccoli, cioè i bimbi tra i 3 e i 6 anni sì. E quindi chiaramente si parla anche di centri estivi direttamente gestiti nelle strutture dove poi durante l'inverno ci sono anche le scuole materne, per cui insomma scelte diverse sicuramente per un servizio fondamentale per le famiglie riminesi, perché l'auspicio è che tante persone che anche gli anni passati l'estate la passavano a lavorare possa essere così anche quest'anno. Allora andiamo a vedere soprattutto nel comune di Rimini, ma ricordiamo che queste indicazioni per il comune di Rimini riguardano un po' tutto il distretto nord, perché sappiamo che su questi temi insomma c'è un distretto insieme che ragiona e stabilisce anche quelli che sono i regolamenti e i bandi. Allora vediamo come si organizza il comune di Rimini e quali le scelte del comune di Riccione. I centri estivi a Rimini riapriranno il 22 giugno. Per l'accesso saranno riservati i punteggi più alti ai lavoratori Covid e agli stagionali o coloro che hanno perso il lavoro. Saranno favorite le famiglie con professioni sanitarie, sociosanitarie, forze dell'ordine, personale addetto alla pulizia degli ospedali e dei servizi residenziali per anziani e disabili. Insieme a questi vengono confermati i punteggi aggiuntivi per favorire l'accesso ai bambini con disabilità. Punteggio maggiore anche per i fratelli, con ulteriore vantaggio per i gemelli, e situazioni familiari di fragilità. Quest'anno i gruppi saranno più piccoli. Il rapporto educatori-bambini scende da 1 ogni 20 a 1 ogni 5 bimbi per la fascia d'età 3-6 anni, 1 ogni 7 per la fascia 6-11 anni. Saranno raddoppiate le strutture per garantire numeri simili a quelli degli altri anni. Siamo al lavoro con i tecnici e le pedagogiste, ha detto Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, ma nei prossimi giorni avremo un quadro più dettagliato per capire quali strutture saranno idonee. Stiamo cercando di sfruttare al meglio il welfare comunale, le risorse regionali e quelle nazionali, come il bonus babysitter. Diversa la scelta del Comune di Riccione, che,
prima di riorganizzare il servizio dei centri estivi, vuole capire cosa pensano le famiglie. Prima di procedere imponendo un modello, ha spiegato l'assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra, chiediamo di compilare un questionario rivolto alle famiglie con figli tra i 3 e i 6 anni, nell'attesa di conoscere tutti i parametri sui quali organizzare il ritorno dei bambini ai centri estivi. Si pensa a piccoli gruppi stabili di 5 bambini, anche di età eterogenea. L'accesso e l'uscita dal centro estivo verranno regolate per scaglioni di orario ogni 10 minuti tra un gruppo e l'altro. Terminato l'orario assegnato per il proprio gruppo, non sarà più possibile accedere alla struttura. Potrebbe non essere garantito il sonno pomeridiano. Per rispettare il distanziamento sociale e accogliere il maggior numero di bambini, saranno utilizzate anche sedi diverse dalla scuola dell'infanzia frequentata. E insomma, sono novità importanti che riguardano i più piccoli. Sì. Vorrei aggiungere, qualcuno me lo fa notare, che alla mia domanda iniziale, intanto siamo entrati anche sui social, se gli uomini preferiscono andare dal barbiere o dal parrucchiere, c'è anche la terza ipotesi, se si rifanno tagliare dalla propria moglie i capelli. C'è anche questa alternativa. Qualcuno me lo dice, quindi io così l'ho rilanciato. Allora, noi andiamo subito invece al primo ospite. Esatto, perché oggi è arrivata una novità proprio che riguarda gli stabilimenti balneari, perché un annuncio è arrivato una decina di minuti fa o poco più dall'assessore, con una nota dell'assessore regionale Andrea Corsini, è stata anticipata in regione a sabato 23 maggio l'avvio ufficiale della stagione balneare sull'intera costa dell'Emilia Romagna. Solitamente le ripartenze erano sempre state di lunedì, anche quelle insomma che sono trascorse nelle settimane scorse, quindi insomma c'era sempre un po' di tempo anche per organizzarsi. A questo punto, probabilmente sperando in un buon fine settimana anche dal punto di vista meteorologico, si parte con un paio di giorni d'anticipo rispetto a quelle che erano le premesse. Noi vogliamo così commentare a caldo, perché immagino che anche lui l'abbia saputo nelle ultime ore, con il presidente provinciale di Oasi Confartigianato, Diego Casadei. Buongiorno Diego, presidente, buongiorno. Buongiorno. Ma allora, io, quando è arrivata questa notizia? La sa? Io l'ho letta 2 minuti fa. Ah, ecco, insieme a noi praticamente. Non vi avevano preannunciato? No, non ci aveva preannunciato nessuno. E devo dire che così ci lascia un attimino perplessi, perché proprio in una stagione come quest'anno, dove le regole sono cambiate, sono più stringenti e molto comunque importanti, e tra l'altro non sono ancora per nulla definitive, perché i protocolli sono usciti l'altro giorno e ci vuole tempo per affrontare tutto quello che è cartellonistica di informazione alla clientela e tutti i presidi sanitari da predisporre per i bagni, eccetera eccetera, ma non solo, l'ordinanza balneare della regione Emilia Romagna non è ancora stata fatta, anzi in discussione stamattina, tra pochi minuti la discuteremo con l'assessore Corsini, di conseguenza poi a scendere non è ancora stata fatta quella comunale, per cui questa corsa così non preventivata, senza una programmazione, non nego che un pochettino di difficoltà ci mette. Quindi presidente, in sostanza dire... si prevede l'apertura per sabato quando ancora non c'è l'ordinanza balneare. Esattamente. Noi tra l'altro pensavamo, quando io ho letto questa notizia proprio 10 minuti fa, arrivando insomma commentando un po', decidendo un po' anche di che cosa parlare questa mattina, ho pensato magari sono stati gli operatori balneari a chiedere un anticipo, perché si spera che magari il fine settimana qualche nostro corregionale possa scendere in riviera e farsi una passeggiata al mare. Invece non è così, almeno da parte di Oasi non c'è stata questa richiesta. Assolutamente no, per quanto riguarda almeno la provincia di Rimini lo posso garantire nella maniera più assoluta. Per quello che riguarda le altre province non lo so, chiaro, ma sentendo gli altri presidenti non mi pare che ci sia stata questa richiesta, però su questo non posso essere sicuro. Certo, anche perché Corsini dice ci sono degli stabilimenti, insomma andando proprio a leggere anche la motivazione di questa scelta, che sono già pronti e bene ripartire con qualche giorno di anticipo dopo tanta chiusura. E sì, queste sono le dichiarazioni, insomma gliele leggiamo così, le leggiamo in insieme. Sì, è vero, adesso io... Però bisogna anche capire che nella provincia di Rimini, per carità di Dio, noi siamo stati tenuti chiusi in un'area rosso-arancione per 2 mesi, non abbiamo potuto preparare i nostri stabilimenti, siamo venuti al mare di corsa, senza regole chiare e ancora non scritte. Io ho un pochettino più di calma e un pochettino più di
organizzazione e anche programmazione, secondo me non avrebbe guastato. Poi dopo non so se le esigenze su nelle spiagge del nord della regione, laddove hanno avuto più tempo per prepararsi e hanno delle strutture diverse dalle nostre, sono in grado di partire, ma certo che per noi siamo ancora in difficoltà, noi ancora dobbiamo finire di abbiamo, si può dire, appena cominciato a spianare la spiaggia. È una corsa contro il tempo, quindi... È una corsa contro il tempo perché abbiamo le ruspe che hanno praticamente appena cominciato, dobbiamo livellare ancora tutta la spiaggia e diciamo che un po' di affanno ce lo mette, anche perché, ripeto, proprio quest'anno, dove le regole sono importanti, fondamentali, nuove e più stringenti, la programmazione sarebbe stata molto molto più utile. Invece correre un pochettino così, prima non abbiamo avuto il tempo di fare niente, adesso siamo in affanno, un po' di difficoltà ce la mette. Anche perché, Presidente, anche questa. Certo, diciamo che l'entusiasmo, poi la creatività e l'impegno c'è sempre, però diciamo anche perché anche... Presidente, che cosa succede dopo un annuncio di questo tipo? Perché tanto al di là di noi, esatto, noi già siamo al mare, quindi magari non abbiamo il lettino, ma una passeggiata ce la stiamo facendo in questi giorni. Chi viene da fuori, diciamo, della provincia, ma comunque nella nostra regione, magari si aspetta di arrivare sabato e vedere già una spiaggia allestita. E invece ci sono dei cantieri. Vede, avere cominciato lunedì aveva un senso perché eliminava probabilmente questo fine settimana, ci sarebbe stata una settimana, diciamo, feriale per cominciare a rodare la macchina e arrivare al prossimo fine settimana un po' più pronti. Adesso rischiamo di trovarci sabato la gente, noi essere un attimino in difficoltà, ma certo, ripeto, perché non solo perché siamo indietro strutturalmente, e questo non è che sono questi due giorni che cambiano, siamo indietro con tutti quelli che sono l'organizzazione che quest'anno ci viene richiesta in più, e su quella siamo inevitabilmente indietro. Ecco, anche perché appunto questo presuppone anche personale da formare, perché si è parlato anche di questo, insomma, le informazioni da dare ai turisti quando arrivano, insomma, tutta una serie di misure che non sono all'ordine del giorno. Allora, cominciando lunedì, se uno dice due giorni, cosa cambia? Ma sono il sabato e la domenica che incidono. E certo, anche perché esatto, lunedì avremmo avuto il nostro avremmo avuto chiaramente un tempo più, una settimana più semplice per rodare un pochettino questa macchina che comunque ancora è in fase di preparazione. Diciamo forse, Presidente, l'unica nota positiva è che aprendo sabato ci si renderà conto se effettivamente da fuori provincia il desiderio di tornare al mare c'è. Chissà se dopo, almeno capire se effettivamente le persone, non so, arriverà una bel fine settimana di sole, sono intenzionate anche a prendersi qualche giorno di relax al mare. Chiaro è che poi se arrivano voi dovete comunque far rispettare tutte le regole del caso, e questo effettivamente può essere un problema. Chiaramente chi non è pronto e non ha i propri presidi si troverà in difficoltà, perché dovrà dire ai clienti, che spesso sono clienti anche storici, sono amici eccetera eccetera, che magari ma come, siete aperti? Sì, ma non sono pronto. E quest'anno, ripeto, non ci sono le stesse regole degli altri anni, e questo potrà mettere sicuramente in difficoltà qualcuno che magari dovrà dire, per rispettare le prescrizioni, ai propri clienti che sono arrivati improvvisamente pensando di trovare la spiaggia fruibile, magari qualcuno che non li potrà servire perché non è pronto con le disposizioni. E questo sicuramente creerà qualche mal di pancia più che non aver aspettato il prossimo fine settimana. Io la vedo così, spero di sbagliarmi, sono sempre contento quando mi sbaglio ed ero stato pessimista. Questa è una bella riflessione. Che dire, a questo punto vedremo un po' come dopo questo annuncio si muoveranno anche le persone. Un po' mi veniva in mente mentre lei parlava, e quando hai pensato che arriveranno degli ospiti a casa e quindi sai che arrivano la domenica, tu organizzi tutto perché sia tutto pronto, bello, perché sia come sempre, perché e poi ti chiamano che arrivano sabato. Esatto, e vai in panico perché effettivamente, cioè, il posto bello c'è, loro vorrebbero venire
venire a casa tua, perché ci tengono a venire a casa tua, come ci tengono a venire nelle nostre spiagge, era che noi avevamo bisogno di un po' di tempo in più per sistemare tutto, un po' così. Esattamente, ma poi ripeto, quest'anno non si tratta solo di sistemare, è certo, sono delle... quest'anno non è semplice, non è semplice, ecco. Vedremo. Perché se si trattasse solo di sistemare sarebbe un attimo, saremmo comunque pronti tutti per dare il lettino anche senza la stesa della spiaggia classica, le docce, i bagni, ma anche questo fino a un certo punto, stiamo facendo le sanificazioni per i protocolli, cioè, però in una situazione normale saremmo comunque potuti accogliere la gente che viene. Adesso per qualcuno è difficile, perché ci sono dei protocolli da rispettare che prima non c'erano. Ma potrebbe qualcuno, visto che appunto la stagione a questo punto inizia con l'apertura un paio di giorni prima, se non è pronto, comunque dire ad un cliente che arriva: no, guardi, purtroppo non posso dargli il servizio, lo può fare. Lo può fare, perché l'obbligo di apertura c'è solo nella stagione di balneazione, che è quella, mm-hmm, diciamo classica, dove cominciano i salvataggi, dalla quale ancora poi tra l'altro non abbiamo le date, tra parentesi. Lì hai l'obbligo d'apertura. Prima tu puoi stare aperto o puoi decidere di non stare aperto, ma diventa sgradevole, come dicevo, certo, prima, nei confronti di quel cliente, amico, che ti viene a trovare, che ha la seconda casa. Che era tre mesi che non veniva al mare. Esattamente, a dirgli: guarda, sono chiuso. Ma come sei chiuso che puoi stare aperto? Diventa difficile spiegare tutto. Molto chiaro. Presidente, l'ultima nota, perché non è il tema stringente, però se ne è parlato tanto. Abbiamo visto di questa lettera che i comuni, quindi i loro sindaci, i sindaci dei comuni che affacciano sulla costa, hanno mandato all'assessore Corsini anche sul tema del delivery, chiedendo poi a ciascun comune, cioè che a Corsini, che poi ogni comune possa un po' decidere come pensa. Come Oasi Confartigianato, voi eravate abbastanza critici sulla possibilità del delivery per i locali che non insistono sull'arenile, giusto? Ci conferma questa? La nostra posizione era quella di attuare il delivery con i locali che insistono già sull'arenile, sì. Cercando di fare, poi a Riccione ad esempio sono già alcuni anni che abbiamo questo regolamento che è attivo, che basterebbe un attimino dargli un pochettino di impulso, dove con accordi sia pratici che commerciali tra lo stabilimento balneare e il bar di spiaggia si possa andare a servire sotto l'ombrellone. E noi abbiamo sempre puntato che questi accordi rimanessero in seno all'arenile, però poi è chiaro che bisognerà che vengano forniti questi servizi laddove vengano richiesti. È sufficiente secondo lei che siano solo, magari, insomma, io lo dico sperando che si arrivi comunque tanta gente anche con tutte le limitazioni del caso, sarà sufficiente comunque lavorare con i bar e i ristoranti di spiaggia per offrire questo servizio, come si dice, sotto l'ombrellone fino a tarda sera? Beh, adesso questo è tutto da vedere. Bisogna vedere quando arriverà la gente. Quando arriva la gente, quanta gente sarà, quanta gente richiede questo servizio, mm-hmm, e se questi locali riusciranno, vorranno attrezzarsi, e questo è abbastanza difficile in questo momento da preventivare. Indicazioni, a questo punto vediamo che cosa succede. Io la ringrazio, noi la ringraziamo per la disponibilità, avendolo saputo anche lei un poco tempo fa, pochi minuti fa. Un commento a caldo. È stato veramente un commento a caldo, come si suol dire. Ah, sì, proprio a caldo. Poi vedremo, insomma, l'evoluzione. Ma è solo giovedì, oggi fino a sabato ne avete di tempo. Voglia. Noi ringraziamo il presidente di Oasi Confartigianato della provincia, Diego Casadei. Buon lavoro, presidente, la lasciamo subito, che così si mette subito a lavorare in spiaggia. Grazie. Buona giornata, grazie mille. Gabriele ci dice: dimostrazione di quanto i governanti siano distanti dalla realtà, anticipare la riapertura per far contenti i cittadini senza capire prima se gli stabilimenti attualmente chiusi al pubblico siano pronti per svolgere l'attività nel rispetto dei dettami di sicurezza. Io guarda, chiederei, perché effettivamente io quando ho letto questa notizia, però forse è la mia interpretazione, avevo pensato che ci fosse stata una sollecitazione da parte delle categorie, che già in più occasioni il presidente Casadei ci ha detto almeno da parte nostra no. È vero anche che la costa è lunga, ci sono territori che non sono quello di Rimini che, avendo meno restrizioni, magari sono iniziati prima i lavori, prima certo. A lavorare.
Non lo sappiamo. Sappiamo Sonia, che Corsini era vennate, però non so se Sonia questo possa incidere. Ci chiede di fare un ennesimo appello alla prudenza. Dice: vedo in giro comportamenti non idonei. Ieri sera fino oltre mezzanotte sentivo da casa gruppi di ragazzi in strada o fuori da qualche locale in centro. Sospetto molti non avessero neppure la mascherina e non tenessero le distanze. Non voglio sembrare una bacchettona, ma i giovani devono capire che non siamo ancora fuori pericolo. Giovani e non solo, mi verrebbe da dire. Sonia, hai perfettamente ragione. Rilanciamo con te questa attenzione, perché di immagini poco edificanti di come si è vissuta questa riapertura è chiaro che anche per gli stessi operatori immaginiamo non sia semplice poi andare dalle persone che sono nel loro locale a chiedere di comportarsi in un determinato modo, però su questo forse anche Sonia insomma sarà felice di saperlo. Questa mattina proprio sui quotidiani l'assessore Sade Golvad fa proprio una precisazione sulla questione della movida. Sì, siamo nel comune di Rimini, perché appunto dice: movida, se non si placa scatta la repressione. Nel mirino dell'assessore riminese i locali, in particolare proprio del centro storico, presi d'assalto dai giovani che insomma dopo tanto tempo sono tornati a riunirsi, ma senza le dovute precauzioni e le dovute cautele. Sono molte le segnalazioni che sono arrivate sia alla polizia municipale che all'amministrazione riminese, e si è detto che ancora per qualche tempo si proverà a utilizzare sistemi un pochino più di dissuasione piuttosto che di repressione, però se non dovessero essere sufficienti scatteranno anche forti dell'appello che è arrivato a livello nazionale, perché ieri anche il presidente del consiglio Conte ha detto insomma non è ancora il tempo della movida, un Conte che tra l'altro tra una decina di minuti sarà alla Camera ad aggiornare sulla situazione dell'emergenza, quindi su questa nuova fase che è partita da questa settimana. Aggiungo due dichiarazioni dell'assessore Jamil Sade Golvad. Dice: il tema degli aperitivi, ma come ci dice Sonia non solo quelli degli aperitivi ma anche del dopo cena e insomma e di tutta la serata, è esploso a livello nazionale e anche Rimini non fa eccezione. Abbiamo alcune situazioni che sono state oggetto di monitoraggio e continueranno ad esserlo prima di intervenire. Non vogliamo arrivare a questo punto, ma non abbiamo alcuna intenzione di creare quelle situazioni che possano mettere in pericolo gli sforzi fatti dai cittadini questi mesi. Questo dice l'assessore Sade Golvad. Detto risponde alla tua domanda iniziale. Dice: io mi sono fatto crescere la barba durante la quarantena, dal barbiere non sono mai stato, di certo da solo non posso tagliarmeli, l'ultima volta i capelli, il risultato ottenuto è stato disastroso. Ecco, vedi, io so anche ieri il nostro Lamberto Abbati, che come Matteo Monaretto è andato appunto a fare il taglio, perché sono poi più giovani, più VIP, sì. Sì, esatto, anche tu. Ma cosa vuoi vippare? Comunque spiegava anche il nostro Lamberto come il suo ad esempio barbiere, parrucchiere, non so poi effettivamente quale sia la categoria di appartenenza, abbia previsto anche delle mascherine particolari. Non so se è successo anche a te Matteo, perché chiaramente vai dal barbiere con la mascherina, anche il barbiere ce l'ha. Il problema è che se devi tagliare i capelli, soprattutto per la parte sotto, esatto, le basette si chiamano, e la parte dietro le orecchie, è chiaro che avere la mascherina con l'elastico può essere complicato, e quindi sono inventati delle mascherine che si appiccicano con dell'adesivo ai fianchi della bocca e del naso. Non mi guardare quando, così. No, pensavo quando hai la barba. No, la barba non la possono fare. No, capito, ma quando hai la barba e poi devi togliere la mascherina, ma tu che aderisce. Tu proprio perché non sei una donna, insomma. No, questo è abbastanza palese, direi. Non è che hai scoperto. Vabbè, comunque io invece chiederei ai nostri amici ancora, che sono all'ascolto. No, non se ne c'è possono qualche più delle bagnino. Tue domande. Qualche bagnino, qualche operatore balneare che all'ascolto, che si è tagliato i capelli, no, che vuole commentare con noi la scelta della riapertura anticipata. Noi abbiamo parlato con un presidente di associazione, ma insomma sarebbe bello anche sentire direttamente gli operatori. Basta, finito. Sì. Vuoi sapere qual è invece la situazione dal punto di vista epidemiologico in provincia? Assolutamente sì. Anche perché ieri purtroppo sono tornate ad arrivare delle brutte notizie nella casellina delle vittime, che da tre giorni c'eravamo era un po' abituati, quota zero, infatti, ci eravamo buone illusi, notizie. E in realtà invece ieri ci sono state due nuove vittime, anche se i contagi restano molto contenuti. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di aggiornamento. Ricordiamo, sono i dati aggiornati alle 12 di ieri.
Dopo 3 giorni di tregua, purtroppo la provincia di Rimini torna a registrare decessi causati dal coronavirus. Degli 11 decessi registrati oggi in Emilia-Romagna, il numero più basso delle ultime settimane, 2 sono riminesi, un uomo di 81 anni e una donna di 97. Solo 4 invece i nuovi casi, numeri ormai costanti da diversi giorni, che portano il totale a 2107. Nessuno dei casi di oggi è ricoverato. Con le 18 nuove guarigioni di oggi, il totale arriva a 1570. Restano 270 circa i casi attivi riminesi. In regione sono 50 i nuovi contagi, su un numero di tamponi in crescita. Ieri 6162. Le nuove guarigioni sono 271, 18258 in totale. I casi attivi scendono a 5098, 232 in meno. Le persone in isolamento a casa in Emilia-Romagna sono 4376, 185 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 96, 3 in meno, e quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 44 in meno. Le persone complessivamente guarite salgono a 18258, 271 in più, 16.618 quelle guarite a seguito di doppio tampone. Il contagio resta sotto controllo nel riminese e in tutta la Romagna, 7 oggi i contagi totali nelle 3 province. E tra l'altro la notizia delle aperture, dell'apertura anticipata delle spiagge si è guadagnata, oltre a una news flash in apertura di ANSA prima, adesso è una delle due notizie d'apertura sempre dell'ANSA a carattere nazionale. Vorrei dire che anche la notizia d'apertura di News Rimini, Andrea. Lo so, ma guardavo l'ANSA, insomma, News Rimini ci sta che noi la mettiamo come apertura. Guardi sempre gli altri. C'è un'altra notizia invece che è arrivata nella tarda serata di ieri, diciamo anche spinta da amministratori locali, prevalentemente dei comuni di confine, perché da tempo insomma si chiedeva, che è vero che ancora fino al 3 giugno non c'è la possibilità di spostarsi da una regione all'altra se non per comprovati motivi, che prevalentemente sono quelli di lavoro, però diciamo che per le terre di confine un po' come la nostra c'era anche la necessità forse di rivedere questi accordi tra amministratori. E ieri Andrea è arrivato, proprio ieri sera, perché poi è stato ufficializzato praticamente durante la notte, questa mattina è arrivata proprio una nota da parte della la provincia di Rimini. Sì, con le dichiarazioni del presidente Santi, c'è stato un accordo appunto con Paolini, che è il presidente della provincia di Pesaro Urbino, naturalmente sentiti anche i relativi prefetti. Dice: l'accordo è stato raggiunto in considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive regioni, quindi Emilia Romagna e Marche, e tenendo conto dell'esigenza manifestata da numerosi cittadini dei due territori residenti nella zona di confine. Il provvedimento è stato comunicato ai prefetti affinché venga divulgato alle forze di polizia per le relative attività di controllo. Gli spostamenti dovranno infatti essere accompagnati, in questo caso sì, da autocertificazione, che invece non è più necessaria per gli spostamenti all'interno della medesima regione. Diciamo che in questo momento, se non ho capito male, Andrea, riguarda spostamenti per ricongiungimento familiare. Quando ricongiungimento familiare possiamo parlare anche di due persone, non so, che sono fidanzate, perché sappiamo che con i congiunti c'è anche questa spiegazione ulteriore, non per altre cose. Cioè, volete andare a fare la spesa nei centri commerciali del pesarese? No, non è questa una delle motivazioni per cui ci si può spostare dalla nostra provincia alla provincia comunque delle Marche. Lo spostamento fra regioni in stato di emergenza Covid è regolato dalle leggi nazionali. Le regioni confinanti hanno precisato i presupposti dovuti alle esigenze urgenti, estendendoli agli incontri fra congiunti. I presidenti delle province a loro volta hanno raccolto le esigenze dei cittadini di un ricongiungimento dopo settimane di isolamento forzato. Questo diciamo che è l'iter, la catena che ha portato poi risultato. Ci sta, perché abbiamo insomma tante famiglie che probabilmente hanno parenti o appunto congiunti che si trovano al di là del confine, magari anche a soli pochi chilometri, ma che in queste settimane, anzi in questi lunghi mesi, non si sono potuti vedere. Anche quando gli altri a livello regionale hanno ripreso un po' anche questo tipo di relazione, ancora erano rimasti esclusi, per cui insomma bene hanno fatto le due province a chiedere. Sappiamo che in realtà da parte della provincia di Rimini c'era stata anche un'accelerazione da questo punto di vista, invece la provincia di Pesaro Urbino aveva deciso di chiedere anche un parere al ministero, per cui ci è voluto qualche giorno in più rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Tra l'altro è di qualche minuto fa anche una dichiarazione del ministro Boccia proprio in merito agli spostamenti tra che regioni, che dovrebbero ripartire per gli affari regionali. Esatto, dovrebbero ripartire dal 3 giugno, così come dovrebbe esserci sempre dal 3 giugno la riapertura delle frontiere, quantomeno quelle italiane, perché altri
vari stati si stanno muovendo in maniera differente. Lui precisa però che gli spostamenti tra regioni avverranno, ma non se si tratta di regioni ad alto rischio. Adesso bisogna capire cosa si intende per alto rischio, quali saranno anche i vari dati che verranno richiesti per definire se una regione è ad alto rischio oppure no. Insomma, sappiamo che attualmente la situazione in Italia sembra restare sotto controllo, con una situazione in Lombardia che risulta al momento ancora la più preoccupante, anche se ieri c'è stato un nuovo calo nel numero dei contagi. Sì, è un po' altalenante questo numero che ci sta pure, insomma, da un giorno all'altro. Diciamo che in ogni caso le regioni ad alto rischio saranno tra le regioni, insomma, quelle più esposte. Sì, io credo che bisognerà anche capire l'alto rischio su che cosa viene valutato, cioè su una regione che effettivamente più di altre ha avuto contagi anche nelle settimane, nei mesi precedenti, oppure nello stato attuale in cui il 3 giugno si presenterà quella regione, perché se dobbiamo fare numericamente è chiaro che ci sono regioni, compresa la nostra, che si trovano in una difficoltà maggiore, ma vediamo anche alle vicine Marche, anche numericamente. Però allo stesso tempo è anche vero che poi tanto è stato fatto proprio per garantire la sicurezza e anche i comportamenti delle persone, pur con tutte, insomma, i distinguo del caso, perché c'è qualcuno che non ce la fa proprio, sono arrivate a far sì che poi i contagi siano praticamente ridotti al 0,98% è la percentuale, praticamente un infettato da coronavirus ogni 100 tamponi, perché ieri ne sono stati refertati 67.195 e in tutta Italia ci sono stati 665 nuovi contagi, ed è la percentuale più bassa che si è registrata nel periodo appunto di emergenza vera, molto forte, che abbiamo vissuto. Tra l'altro, se si escludono i tamponi ripetuti, che sono il 40% del totale, quelli che servono per verificare i guariti, e si valutano solo i nuovi casi testati, la percentuale sale all'1,7%, comunque su livelli minimi, se ricordiamo che il 26 aprile questo stesso dato era al 9,6%. Qualcuno mi segnala, Andrea, però ecco, non, diciamo che ancora sono informazioni un po' di nicchia, che rispetto ai test sierologici il tempo dal momento in cui viene comunicata la positività che emerge dal test al momento in cui viene realizzato il tampone sono un po' lunghi, e quindi insomma, siccome si parlava inizialmente anche di un tempo molto limitato, perché se risulti positivo al test sierologico, come sappiamo, dobbiamo metterci in quarantena, quindi dobbiamo comunque aspettare. Scatta la quarantena, esatto, sì. Se effettivamente passano 24 ore, 48 ore, ci sta. È chiaro che se invece il tempo si allunga molto, a parte l'ansia e la preoccupazione, ma anche insomma la possibilità, se poi risulti negativo al tampone, di non comunque poter tornare per quelle giornate, certo, alla vita normale. Fateci sapere se avete anche voi delle segnalazioni di questo tipo. A me ne sono arrivate un paio da posti diversi, per cui può essere una situazione da stenzionare. Abbiamo un collegamento telefonico. Abbiamo adesso un ospite, sì, perché io leggevo sulle pagine del Carlino, noi devo dire la verità, in queste settimane lo abbiamo pensato tante volte, perché abbiamo avuto il desiderio di approfondire un tema molto caro anche a noi, ma sicuramente anche a tanti di coloro che ci stanno ascoltando. Lo avevamo sentito all'inizio di questo lungo periodo e era già preoccupato, ci aveva già raccontato di quante persone, anche suoi dipendenti, aveva dovuto lasciare a casa, e poi non si capiva bene quando si sarebbe ripartiti. Diciamo, sono passati 3 mesi e ancora non si sa quando si potrà ripartire. In realtà una data c'è, però è una data che, diciamo, non è molto, non viene molto incontro alle esigenze anche di chi ama il grande schermo. Esatto, parliamo di cinema, di, e diamo il buongiorno a Massimiliano Giometti. Massimiliano, buongiorno. Abbiamo fatto un lungo introduzione, ma volevamo creare la giusta suspense, come nei migliori film d'azione. Esatto, qui è un film drammatico, direi. Purtroppo sì. Allora, Massimiliano, raccontaci un po' l'evoluzione, la tua riflessione anche in questi lunghi settimane, mesi di fermo di tutto, e quindi anche un po' che cosa passa per la testa di un imprenditore che non solo ha a cuore la sua impresa, ma anche le tante persone che lavorano con lui, e anche il benessere delle persone che poi fruiscono del cinema. Sì, assolutamente, infatti vi ringrazio della chiamata e per dire, insomma, quello che è lo stato dei fatti, lo stato dell'arte attuale. Come avete anticipato voi, c'è un'ipotetica data che naturalmente preoccupa ancora di più della chiusura, perché se consideriamo il fatto che è stato comunicato che il 15 giugno si possono riaprire il cinema,
è stata comunicata una notizia veramente difficile da attuare, perché intanto la data giugno è un mese molto critico per il cinema, come tutti gli anni, però ci avviciniamo verso una stagione che viene oltretutto dopo 3 mesi di lockdown, dove la gente è stata sempre in casa e ha voglia di uscire, quindi riportarsi all'interno di un cinema, ma per lo più senza film, questo è il dato più preoccupante, perché fondamentalmente adesso i film non ci sono e non sono previsti in uscita da parte delle distribuzioni. E come ho detto a molti vostri colleghi, il ribaltamento della filiera non è a vantaggio nostro, in poche parole, perché se voi andate in un ristorante e non c'è da mangiare ma ci sono solo le posate e i coperti, è inutile andarci. Al cinema sarebbe la stessa cosa, perché non è stata attivata ancora la procedura per l'apertura dei set, quindi la produzione dei film, e naturalmente la filiera della distribuzione bloccata anche quella, e l'esercizio dovrebbe aprire senza film, o perlomeno con film di catalogo che non sono nell'interesse comune, ecco. Diciamo che il grosso problema è anche dettato dal fatto che giustamente le case di distribuzione, dal loro punto di vista, anche le pellicole già pronte non le fanno uscire in un periodo in cui ci sono così tante limitazioni che limiterebbero gli incassi. Certo. Assolutamente sì, con la contingentazione dei posti e tutte le altre prescrizioni sarebbe impensabile economicamente fare un'uscita che già sarebbe perdente di partenza, ecco, e quindi non si arrischiano neanche loro di fare certe operazioni con un piano marketing che dovrebbe coinvolgere la maggior parte dei cinema italiani, se non tutti. E pensate solo che, siccome il pallino, io che ero più cerino che pallino, è stato passato alle regioni per decidere le eventuali aperture dei cinema, se magari non aprono Emilia Romagna, Lombardia, Veneto o Piemonte, non apre il 60% del mercato nazionale, quindi non c'è nessun interesse a far uscire i film in questo momento. Per non parlare del fatto che poi ho visto anche alcune pellicole che sarebbero dovute uscire nel periodo della chiusura, del lockdown, hanno optato, quelli che potevano, anche alcuni per piattaforme in streaming a pagamento, quindi... Sì, esatto, sì, c'è stato questo, purtroppo questo fatto che non è che ha danneggiato i cinema, ha danneggiato l'idea del cinema, secondo me. Anche noi abbiamo fatto un piccolo esperimento che non è andato molto bene, un film indipendente. Io non la ritengo una formula futura di cinema, questa qua. Il cinema, l'ho scritto anche in un post sui social, detto che il cinema non è il film che è diverso, sei tu che sei diverso, e questo è fondamentale per sé, secondo me. Tra l'altro, Massimiliano, al di là appunto della decisione, mi pare di capire che hai deciso di non aprire le sale, comunque, se non ci saranno cambiamenti particolari dal 15 Beh, giugno. No, se non ci sono cambiamenti di tutte quelle prescrizioni del protocollo che hanno fatto, oltre al 9 anche al 12, quello che parla della responsabilità sui luoghi di lavoro, la vedo impossibile aprire il cinema. Anche perché, al di là delle pellicole che dicevamo, insomma, se non c'è il pane è inutile andare a mangiare al ristorante, il pane è anche qualcosa di più buono, ci sono anche tutte queste regole che sono abbastanza complicate, perché si parla di sanificazione, di pulizie, di il fatto anche che, la cosa che mi ha stupito, non si possono ad esempio vendere i popcorn. Esatto, il cinema senza popcorn. Cioè, queste regole... Guarda, questa è una cosa che... Nello specifico, dal punto di vista economico, per una multisala come le Befane, nello specifico, che è una multisala commerciale, chiamiamola così, il bar è parte fondamentale, insomma, del core business. Quindi non poterla aprire, ma è dovuto a un motivo, perché c'è un'altra prescrizione altrettanto grave, che è quella che uno dovrebbe venire al cinema e starsi 2 ore dentro la sala con la mascherina. Cioè, secondo me è impensabile, anche perché il distanziamento per noi è fatto e modulato come vogliamo, nel senso, il nostro software è, forse il cinema è uno dei luoghi più predisposti per fare distanziamento tra le persone, perché già un software che lo permette, e poi tante altre cose. Pensiamo solo alla sanificazione che bisogna fare nelle, anzi non è la sanificazione, è l'igienizzazione, che è un po' diverso, sì, certo, che prevede l'utilizzo di personale adeguato e certificato che lo faccia rispetto alla sanificazione. E quindi portare ogni spettacolo, vorrebbe dire fare uno spettacolo al giorno, insomma, impensabile. Aprire con queste condizioni è impensabile. Ci sarebbe
stato un altro modo, secondo me, più plausibile, più percorribile, che era quello a cui stavano lavorando, di portare la gente al cinema all'aperto in questi due mesi, luglio-agosto, e magari potendo usufruire con un circuito abbastanza forte a livello nazionale di arene, o drive-in che siano, insomma, che è la cosa che è passata più nella bocca di tutti questi mesi. E già. Per poi ripartire poi invece a settembre con il Festival di Venezia, con il boom della ripartenza del cinema italiano. E speriamo, ma secondo me sarebbe stato più congruo. È tramontata questa idea? Ma noi ci stiamo ancora lavorando in varie piazze, però al momento naturalmente aspettiamo nuove indicazioni, perché immaginate, se dobbiamo riaprire il cinema per qualche motivo, fare il doppio investimento di riaprire il cinema, che è una spesa di suo, e aprire anche delle arene, sarebbe in questa fase difficilmente attuabile. Diciamo che qualche ipotesi c'è, ma ancora un po' da verificare. Sì, no, abbiamo lavorato tanto questi periodi qui. Poi è successa una cosa bella, nello specifico qui a Rimini, perché ci siamo riuniti proprio noi esercenti, quindi noi, Giometti, poi Danni per Fulgore Settebello e anche il Cinema Tiberio, per fare un gruppo insieme al Comune per vedere di progettare i cinema all'aperto per quest'estate. Arene, parchi, spiaggia, dove li vedi soprattutto, Massimiliano? Ah, ancora stiamo vagliando varie zone, ma dipende un po', anche dal Comune per l'utilizzo solo pubblico degli spazi che siano, insomma, adatti per mantenere per più di un mese, insomma, queste strutture, che poi oltretutto potrebbero essere strutture che non fanno solo cinema, potrebbero essere multieventi, insomma, con la contingentazione del cinema favorire anche altri tipi di spettacolo. Assolutamente, quindi diciamo, invece mi ricordo che qualche settimana fa avevi ipotizzato proprio a mezzo stampo anche un'idea di una maxi arena all'aperta all'autodromo Simoncelli di Misano. È tramontata, era un'ipotesi, oppure invece c'è qualcosa di serio? Realistica. Ecco, quello forse sarebbe l'unico drive-in che mi piacerebbe fare, perché lì si unirebbe una driving experience, sarebbe una cosa diversa. Stiamo lavorando anche lì, ci sono delle aziende specializzate che stanno seguendo l'operazione, noi gli diamo supporto tecnico, ecco, siamo un po' più laterali lì. Però insomma, porti la tua esperienza nell'ambito. Sì, supporto tecnico, e poi dopo sarebbe naturalmente un supporto di programmazione dei film, perché se c'è una cosa a cui teniamo, ecco, è quella di tutelare almeno la nostra filiera e la nostra categoria, per fare in modo che non ci siano quest'estate, in un momento così difficile, tutte quelle proiezioni gratuite che vanno a discapito della nostra attività, ecco. Quindi vedremo che cosa accadrà, le ipotesi sulle arene all'aperto più che al cinema, insomma, durante l'estate, con la speranza che poi possa ripartire qualcosa in autunno. Sì, assolutamente, con i film, oltretutto. Che direi che sono fondamentali. Massimiliano, l'ultima cosa, è sul fronte invece dell'imprenditore, perché sei un grande appassionato di cinema, ne hai fatto l'esperienza anche lavorativa della tua vita, c'è poi tutta un'impresa che tu senti probabilmente sulle tue spalle in questo momento, i tuoi dipendenti, le persone che comunque con il lavoro che facevano nei tuoi cinema sostenevano sé e la loro famiglia. Come stai vivendo anche questo periodo da questo punto di vista? Sulle spalle della mia famiglia, perché mio fratello, mia sorella, mio padre, insomma, siamo tutti impegnati in questa attività, e quindi ci suddividiamo il peso di 70 persone che al momento sono ferme da oltre 3 mesi e ancora non hanno neanche percepito la cassa integrazione che ci è stata data in deroga, non esisteva neanche per il nostro settore. Quindi, siccome sono 70 persone, ma sono 70 famiglie, è una situazione veramente pesante. Con qualcuno rimaniamo sempre in contatto, naturalmente con i responsabili a loro volta con i subalterni, però insomma li vedo per strada, li conosco tutti per nome, quindi è una cosa veramente, come dicevo prima, drammatica. Ci è arrivato un messaggio da Bruno Bernabei, ieri l'abbiamo avuto ospite di Costa Hotels, che dice: insomma, Giometti, ci manca tanto il cinema, l'arena, gli spettacoli, confidiamo in te. Da grande professionista. Un saluto, Bruno. Sì, purtroppo le difficoltà sono visibili per tutti, non solo nel nostro settore. Io faccio gli auguri anche a lui, insomma.
Giumetti, grazie. Grazie Massimiliano, grazie voi, è stato un piacere. Poi magari se qualcuno di questi progetti che in questo momento ci dici sono ancora al vaglio, diventa realtà, noi siamo sempre disponibili a raccontarlo. Grazie mille ragazzi. Sarebbe un grande piacere. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Tanto, ciao. Nel frattempo lo dico a tutti, finito Tempo Reale, dentro il consumo c'è Conte che ha iniziato il suo discorso alla Camera. Vuoi farlo sentire in questo un momento. Pezzetto? No, perché noi abbiamo un ospite, se non sbaglio. Sì, ancora non credo sia ancora presente, almeno così non mi è stato ancora dato nessun tipo di indicazione in questo senso. Antonio scrive: che ne dite di mettere un dispositivo in spiaggia libera che consenta di monitorare a noi collinari di sapere se opportuno farsi 40 km, trovare il posto in spiaggia o tornare a casa senza aver visto il mare perché già satura di bagnanti? Antonio, guarda che effettivamente questa è una bella domanda, perché ci sono persone che amano anche la spiaggia libera, quindi non hanno prenotato con il desiderio poi di andare in spiaggia. Se poi la spiaggia libera, che sarà anche quella contingentata e quant'altro, dovrà avere tutte le disposizioni, poi non ti fanno neanche entrare. Un'app, chiediamo a una startup di lavorare su quest'app, noi insomma potrebbe essere un'idea. Salutiamo Palmina, salutiamo anche Susanna e rispondiamo a Veronica che ci chiede: quando pagano la cassa integrazione? Allora, come ci diceva anche Giometti, anche per quanto riguarda i suoi dipendenti, sono ancora in attesa. Io ho saputo, insomma, tramite amici che qualcuno ha ricevuto proprio in questi giorni l'ammontare relativo al mese di marzo. Sì, è vero, anche a me è arrivata questa indicazione. Quindi diciamo che probabilmente il mese di marzo è in pagamento, quindi dovrebbero arrivare quantomeno questo primo piccolo ristoro per chi è in cassa integrazione. Dovrebbe arrivare, immagino, a giorni, perché se iniziano ad arrivare poi mano a mano, di giorno in giorno, dovrebbero arrivare i pagamenti sui conti correnti. Esatto, proprio così. E noi siamo in attesa, spero tra poco, insomma, di metterci in contatto con un ospite, perché io ho pensato, Andrea, in queste settimane... E questo sai che è sempre pericoloso. Non so se ce la faremo sempre, perché come le domande, non è che tutte le mattine mi viene la domanda giusta. Ma poi no, è stucchevole tutti i giorni, no? Sempre quelli, sono quei programmi che ti fanno sempre le domande, dovresti essere sempre super... La gente vuole questo. Vuole le domande? Quella sul barbiere parrucchiere non... No, quella non la voleva. Non piaceva a nessuno. Non la voleva nessuno. Ha risposto solo detto perché, così per gentilezza. Mi è venuto in mente vedendo te, Matteo, Lamberto ieri, insomma, più gli uomini che le donne interessate al parrucchiere in questa struttura. Dico, sulla pagina del Presidente del Consiglio c'è la diretta. La diretta, quindi se ci volete lasciare per andare da Conte, lo capiamo, insomma. Non capisco, perché a noi ci guardavano su Facebook una ventina di persone, lui 51.000, non mi capaci. Non capisci? No. Possiamo andare di sponda su Conte. Dobbiamo invitarlo. Sì, può essere lì, non so se viene. Comunque, insomma, volevo dire questo, a me piacerebbe da qui in avanti, le prossime settimane, intervistare già ogni giorno. 7.320 commenti, scusa, era solo per dire. Ma i nostri sono bellissimi, il nostro è un pubblico attivo. Sto leggendo alcuni di questi commenti. Ecco, alcuni, esatto, adesso sono sempre tutti molto carini. Di avere ogni giorno un imprenditore, perché sappiamo tutta la fatica e noi siamo anche a raccontare questo, spesso lo facciamo, ma anche ogni giorno avere un imprenditore che ci crede, anzi non solo che ci crede, che rilancia anche in questo periodo di fatica, perché questo può dare anche agli altri. Diciamo che può trainare, può fare, esatto, come quelli che tirano la volata al gruppo. Allora, noi adesso andiamo in cucina. Oh, bene. È un po' presto. Siamo un po' fuori orario per la cucina, ma però insomma, guarda, quando si mangia bene va bene a tutte le ore. E credo che lì non avremmo grossi problemi a mangiare bene. Dovremmo avere collegato via Skype, perché pensavo a Conte, a tutti i suoi numeri, anche Skype potrebbe essere il nostro posto, una nuova trasmissione. Andiamo a salutare nel suo laboratorio Giampaolo Raschi. Buongiorno. Buongiorno. Ma guarda, buongiorno. Che bello un collegamento direttamente dalla cucina. Noi siamo operativi. Giusto, giustissimo. Allora Giampaolo, non ci sono bisogno di grandi presentazioni per te, perché insomma io spero che siano tanti riminesi che abbiano goduto delle prelibatezze, insomma, del tuo lavoro. Però ecco, quello che vogliamo raccontare è il dire: in questa crisi ci stiamo, rilanciamo e proviamo addirittura a fare di più di quello che facevamo prima. Cosa vi siete inventati? Non ci siamo inventati nulla, noi rimaniamo quello che siamo, e manteniamo il nostro organico, tutto il nostro staff, e ci stiamo adeguando, adattando a tutto quello che saranno le nuove, i nuovi protocolli, le nuove normative per essere in linea con tutto, il nostro ospite, le nostre tavole.
Ma è vero che arriva anche un nuovo locale? Il nuovo locale, sì, è in cantiere da un paio di mesi, anche più, perché in mezzo c'è anche il lockdown, chiaramente. E si trova in centro storico, in città, pochi passi dal Teatro Galli e dal Castello. Ecco, di fronte alla situazione molti diranno, ma come? Addirittura aprire un locale nuovo in questo momento in cui non si sa neanche bene come si potranno organizzare i ristoranti, invece ne vale la pena, Giampaolo? Ne vale la pena perché è un desiderio che è partito prima del lockdown, perché erano anni che coltivavamo io e mio fratello questa ambizione di aprire un locale in centro storico con una formula completamente diversa da quella di Guido, e poi dopo è intervenuto questa situazione un po' anomala che ci ha fermati per anche noi per un paio di mesi, ma siamo sempre più motivati, più vogliosi di aprire, abbiamo questo desiderio di aprire impellente, speriamo di riuscire a terminare la struttura a breve, perché è ancora il cantiere aperto. Come avete vissuto questi due mesi così complicati per tutto il mondo e per quello della ristorazione anche? Beh, il primo periodo, io parlo da un punto di vista mio, personale, è stato un momento di relax, erano anni che non mi prendevo tanto tempo per poter staccare la testa. E una volta che ho messo fuoco, che il fisico e la mente si erano riposati, poi abbiamo iniziato a pensare, a ragionare, e puntare in una direzione di riorganizzazione di tutta la struttura aziendale, con l'inserimento di Paolo Vissaro che ci aiuta nella fase organizzativa e anche come consulente di cucina su tutti i tre i locali, e questo tempo insolito ci ha comunque dato la possibilità di riflettere su tante cose e di prendere una strada che era una strada forse che dovevamo prendere da tempo, ma non avevamo il tempo per prenderla. È vero che avete pensato anche ad un laboratorio, quindi a un luogo anche dove fare in qualche modo ricerca culinaria? Lo spazio dove ci troviamo adesso, quello che ci sono già i ragazzi che stanno lavorando per quello che sarà il nuovo ristorante e per il supporto che darà a Guido in spiaggia, e diventa uno spazio produttivo e un laboratorio di ricerca dove verranno provati i piatti e verrà fatto studi su prodotti, materie prime nuove, ricerca sul cibo e sugli abbinamenti. Giampaolo, ma in questo momento voi chiaramente, tu, tuo fratello, il nuovo anche inserimento di un altro grande chef, c'è l'amore per la cucina, l'essere grandi chef e portare avanti delle tradizioni che per Rimini sono un orgoglio, ma anche insomma lo portate in giro per l'Italia e per il mondo. In questo momento anche personalità come le vostre, quindi dove c'è la creatività, la passione, ma anche la possibilità di essere quasi testimonial di una terra, possono fare la differenza? Beh, la differenza la fa solamente la passione e la voglia di fare le cose fatte bene. E non penso che ci siano altri elementi, altri stimoli fuori di questi. Il piacere di fare un lavoro e di farlo fatto bene. E poi trova la soddisfazione più grossa, poi quella chiaramente del cliente che ti fa un sorriso e ti stringe la mano e ti fa i complimenti. Ma con Guido siete già ripartiti, visto che c'era la possibilità di riaprire i ristoranti, e come vi siete organizzati? Guido è prevista l'apertura, salvo eventuali problemi, per il 27, per mercoledì 27. Quindi anche qui abbiamo approfittato di questo tempo per ristrutturare tutto il locale, quindi svuotarlo, pulirlo, sanificarlo a fondo, eliminare il superfluo e fare lavori di ordinaria manutenzione che normalmente si facevano nei periodi di chiusura. Avete dovuto prendere il metro anche voi per mettere le distanze necessarie tra un tavolo e l'altro? Per forza. Giampaolo, l'ultima cosa, salutandoci, intanto ringraziandoti anche del tempo, ma un piatto che è nato in questo tempo in cui tu ti sei riposato, bella questa domanda. Magari è arrivata anche qualche ispirazione nuova oppure è un segreto? Tante ispirazioni, tanti nuovi piatti, sia da Guido che anche da Augusto, quello che sarà il nuovo locale, anche qualcosa su Bologna, venite a trovarci e venite a scoprirli.
E con questo invito... Un invito che bisogna... esatto, bisogna prenderlo, perché poi insomma stiamo parlando del desiderio di ripartire, anzi rilanciare. Noi ringraziamo Giampaolo Raschi, chiaramente con lui anche suo fratello, ma questo tutto il gruppo che abbiamo visto anche al lavoro dietro, si spadellava. Grazie Giampaolo! Grazie a voi, buona giornata! Buon lavoro, grazie. Di cuore, grazie! Ciao, ciao. Veronica ci scrive ancora, sempre in merito alla cassa integrazione, appunto date precise non ne sono state fornite, lei chiede appunto quella di maggio quando verrà pagata, solitamente sono posticipate di circa un paio di mesi rispetto alla la data consueta, a meno che non ci siano accordi con le banche, come detto insomma anche in Emilia Romagna alcuni istituti di credito hanno dato questa possibilità, però per chi non abbia questa possibilità e c'è da attendere l'INPS, i tempi sono sempre piuttosto dilatati purtroppo. Tra l'altro, domani, guarda, adesso cerco perché ho già trovato il contatto, ma ancora non l'ho sentito. Vorrei parlarti di altri imprenditori che rilanciano, e quindi però lo lascerei un po' lì. Ma questa mattina, già sui quotidiani, ma già ieri sul nostro sito c'era l'indicazione di queste novità che riguardano, vi dico solo la zona, il Porto Canale di Riccione, che è un luogo che d'estate si anima molto. Chissà come sarà quest'anno, e probabilmente insomma c'è l'apporto a rendere un luogo comunque piacevole con tutte le indicazioni del detto caso ci degli scrive, imprenditori. Te lo dico su Facebook, Conte ha appena detto che viene abolito l'IMU per gli stabilimenti balneari, è corretta l'informazione e noi vedremo di adesso verificarla. Adesso Andrea manda un WhatsApp a Conte, che come faccio io mentre faccio la diretta, che tra risponde. Tra l'altro ha detto anche che non è tempo di parti, movide e assembramenti, cosa che aveva già detto anche nella giornata di ieri, questo è un flash dell'ANSA. L'intervento è in corso in questo momento, quindi attendiamo per tutti gli aggiornamenti. Fai sentire 2 minuti, possiamo far sentire 2 minuti, tanto che abbiamo 2 minuti di trasmissione, avevi delle cose fondamentali da far vedere telespettatori. Proviamo, io provo, guarda. Si tratta vediamo la suspense, stamattina abbiamo parlato di cinema, ci sta. Vediamo. È in corso in questo momento, quindi attendiamo anche. Dai, fai sentire 2 minuti. Possiamo far sentire 2 minuti, tanto che abbiamo 2 minuti di trasmissione. Particolarmente di quelle con i figli. Vediamo. Se n'è andato. Se n'è andato perché io se io muto il nostro però Facebook, si sentiva. Esatto, muto anche il suo e quindi a questo punto siamo interconnessi noi e Conte. Esatto. Se si muta lui, ci mutiamo anche noi. No, adesso te lo riesco a far sentire. Abbi pazienza un attimo, la gente brama proprio. No, ma non è che brami ascoltare Conte, che magari se lo sta ascoltando da qualche altra parte. No, brama in realtà non è colpa mia, è la connessione se tu sei che in si è grado. Bloccata. No, è la connessione che è bloccata. Vedo davanti a me la faccia di un fermo immagine di Conte con la rotellina che gira. Quindi non so sta, se sta riflettendo. Cioè, non la rotellina su Conte. Su cui hanno inciso profondamente la chiusura prolungata delle scuole, i profondi cambiamenti nei tempi di vita e il lavoro generati dalla chiusura di euro. Non si riesce, sono troppe persone che guardano Conte. Sì, e ci volevamo mettere anche noi, solo per fare un po' di audience in più. Quindi noi dici l'abbiamo bloccato a tutti. Lo so. Comunque stava parlando delle difficoltà delle famiglie. Ho sentito capito. Molti interventi sulle scuole in questi giorni. Uno, tra l'altro, era ospite di una trasmissione proprio su Facebook che si chiama Il volo del colibrì, ti ricorda qualcosa? Certo, mi ricorda c'era Venturi. Esatto, ed era ospite in questa trasmissione, sempre con la stessa location, quel quadro dietro. E ho sentito una parte del suo intervento relativa alle scuole e dice che insomma lui non se la può prendere del fatto che abbia riaperto di fatto tutto mentre le scuole restino tristemente chiuse. Dice che secondo lui è una cosa che è improponibile. Ho letto un bellissimo editoriale proprio sul saluto alla fine di un anno scolastico, in particolare per i bimbi di quinta elementare, ma immagino anche quelli di terza media, forse anche però i ragazzi di quinta superiore e i loro prof li vedranno, forse avrebbero preferito di no per l'esame di maturità. Ecco, però sulla quinta elementare in modo particolare, dopo un ciclo di 5 anni insieme alle maestre, perché le maestre sono quelle, immagino che anche chi ci ascolta possa essere d'accordo, a meno che non abbia avuto un'esperienza drammatica alle scuole elementari, la maestra è colei che ti porti a vita, anche nel ricordo, la maestra e le maestre. Quest'anno non sarà possibile neanche salutarsi, e questo appunto leggevo come possa essere un trauma grandissimo per i nostri bimbi, che comunque resterà, e quindi c'era un po' un appello, ma perché non organizzare almeno un giorno, che potrebbe essere l'ipotetico giorno di fine scuola all'inizio di giugno, proprio per permettere ai bambini e alle maestre, in tutta sicurezza, almeno a quelli di quinta elementare, di poter salutare le persone che li hanno accompagnati nella prima parte del loro percorso educativo.
10.01, noi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito in questa mattinata, diamo appuntamento con Tempo Reale alla mattinata di domani. Io passo negli studi TV del piano di sotto per parlare di e-commerce all'interno della trasmissione Dentro il Consumo con l'avvocato Rosangela Altamura. Esatto, tra poco Dentro il Consumo noi torniamo puntuali domani mattina alle 9. Buona giornata e grazie. Tempo Reale. Tempo Reale.